Partiamo con qualche domanda, perché il dato di fatto è che il Pescara intanto in casa non sa più vincere. Ma questo, viviamo un momento di difficoltà, soprattutto in casa, in questo momento stiamo avendo qualche difficoltà nell'espressione del gioco, nonostante poi gli ultimi 45 minuti non siamo stati bravi a muovere velocemente la palla, perché ormai loro si erano chiusi. La partita del secondo tempo dice questo, che 45 minuti li hanno svolti in quel modo. Se fossimo stati bravi a muovere velocemente la palla, molto probabilmente avremmo fatto qualcosa di meglio. Però il problema dell'Icarri è che il Pescara, vero, soffre quando le squadre si chiudono, fa fatica a velocizzare il gioco per trovare lo spiraglio. Il problema è che il Pescara ha sofferto di più quando era in vantaggio e gli spazi c'erano. Sì, sicuramente è stato un momento dove siamo partiti anche molto bene, devo dire la verità, facendo buone cose. Poi abbiamo sofferto dopo il gol, abbiamo sofferto tantissimo il fatto degli spazi, ma fondamentalmente era una partita che sapevamo che sarebbe stata così, non è che non lo sapevamo. Chiaramente la domanda è d'obbligo, immagino la risposta, ma io la devo fare. Il tecnico in discussione? Assolutamente no. Pensieri di mercato per rendere più competitiva questa squadra, che oggi è a meno 9 dal primo posto? Per il momento no. Anche a centrocampo? Per il momento niente, non parliamo di mercato in questo momento, parliamo di risolvere i problemi. Come? Attraverso il lavoro, che è la cosa più importante. Studio Massimo, Fabio Ferraresi per dell'Icarri che vi ascolta. Fabio. No, innanzitutto saluto il direttore. No, volevo chiedergli se era più preoccupato. Ciao Fabio. Per comunque le amnesie difensive che comunque ogni tanto ci stanno, o per il fatto che davanti, rispetto a come siamo abituati a vedere le squadre di Zema, creiamo troppo poco secondo me? Sì, no, più preoccupato forse per la fase d'attacco, ma la fase d'attacco poi la svolgiamo sempre tutti, perché poi siamo sempre alti, molto alti, perché molto alti comporta sempre dei rischi, Fabio. È naturale che se siamo bravi a muovere velocemente la palla possiamo far male. Oggi abbiamo fatto le guerre puniche, uno contro uno, sempre uno contro uno, senza mai muovere la palla in maniera veloce. Grazie, ecco. Al direttore della Pescara Daniele. Ah sì, Massimo, veloce. No, d'accordo con il DS, muovere velocemente la palla, ma anche movimento senza palla, è quello che manca pure, no? Ma se è movimento senza palla, Massi, negli spazi stretti si fa più fatica, è più facile muovere la palla che andare negli spazi stretti a entrare dentro l'area di rigore. La semplicità viene dal fatto che devi muovere la palla velocemente, e noi non l'abbiamo fatto oggi.